ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Inizierà qui questo pomeriggio in Piazzale della Libertà, nella zona mare, il Marche Pride 2022 che per la prima volta si tiene a Pesaro. Ritrovo nel piazzale con la palla di pomodoro e poi corteo fino a Baia Flaminia. Secondo i dati che gli organizzatori hanno fornito alla questura sono attese circa 2000 persone, molti arriveranno in treno, alcuni pullman, ci saranno anche persone che verranno a Pesaro in auto utilizzando i parcheggi scambiatori. È tutto pronto, 2000 persone arriveranno, questo è quello che abbiamo, insomma, diciamo la stima che abbiamo fatto. Sono molto contento, è molto faticoso organizzare un Pride, però è anche molto soddisfacente, quindi spero che la cittadinanza appunto scenda in piazza con noi e non solo, perché questo è un Pride comunque regionale. Ci saranno anche tra l'altro alcune associazioni della Romagna che ci sostengono e verranno a darci manforte. Per quanto riguarda i manifesti dell'ultima ora, sono più modi per prendersi magari un po' di visibilità, eccetera. Con il comune di Pesaro lavoriamo, con il comune di Fano lavoriamo, e ricordiamo anche che importanti istituzioni regionali hanno dato il patrocinio, come la Commissione Pari Opportunità Uomo e Donna ha patrocinato, il Garante dei Diritti ha patrocinato il Pride. Quindi insomma non c'è la Regione Marche per un motivo che probabilmente è più politico che tecnico. Noi non pretendiamo che le persone la pensino come noi, sarebbe una cosa ridicola, anche contro quello in cui crediamo. Crediamo nella libertà e nell'autodeterminazione di ogni essere umano. Il punto è che nel mondo in cui vogliamo noi tutte le persone possono fare veramente quello che vogliono. Nel mondo che vogliono invece le persone che ci criticano, spesso tutti dovrebbero fare come dicono loro, e questo a noi non ci sta bene.